Durante le vacanze estive, Monica e Paolo vengono a conoscenza dell'esistenza di un antico relitto nelle acque antistanti la loro casa. La loro curiosità li porterà, con la guida di Simone, esperto istruttore subacqueo, a fare un'incredibile scoperta. Il vero tesoro è il mare, con tutti gli ambienti e le creature che esso contiene. Bene, ragazzi, è arrivato il momento della nostra prima immersione. Il documentario, realizzato da Arte Video e finanziato dall'Acquario di Genova con il contributo del Ministero dell'Ambiente, è stato distribuito in tutte le scuole medie italiane con il fine di promuovere l'attività subacquea e il rispetto dell'ambiente marino presso gli studenti nell'ambito del progetto Subacquea per l'Ambiente. Simone ci aveva insegnato che bisognava far sì che le bolle d'aria del nostro respiratore non si fermassero sulle volte delle grotte o delle sporgenze rocciose. Infatti, possono essere dannose e talvolta mortali per gli organismi che abitano questi ambienti. Immersione dopo immersione, i due ragazzi impareranno ad amare e rispettare il mare, rendendosi conto che le loro stesse azioni possono essere importanti per la salvaguardia degli ecosistemi marini. Esistono dei tesori altrettanto importanti, custoditi dal mare. Sono gli animali, le piante, le sabbie, le rocce che abbiamo incontrato nelle nostre immersioni. Sono un tesoro per tutti noi e per quelli che verranno dopo di noi. Da lì, tanto tempo fa, è nata la vita. Ed è al mare che dobbiamo guardare per l'avvenire del nostro pianeta.